Namaste, io sono Easter Brave e bentornati a un altro episodio di Repentance, The Binding of Isaac Repentance. Nello scorso episodio, come potete vedere dal tracker, abbiamo fatto un bel po' di roba, abbiamo provato una run molto interessante, era la Daily Challenge, che purtroppo ci ha fatto 0 punti, da quello che è scritto in realtà non è 0 punti, abbiamo fatto 24.000, ma non siamo riusciti purtroppo a concluderla. Oggi proviamo di nuovo con la Bloody Mary, vediamo se riusciamo a portarla a termine, non sarà facile ma ci proveremo. Vediamo se siamo fortunati un pochino di più con la nostra situazione. Potremmo andare nella stanza del sacrificio là sopra per cominciare. E sto pensando che cosa mi potrebbe servire per rompere la run. Sicuramente l'oggetto di Maggie potrebbe essere una manna dal cielo. Comunque entriamo un attimo qua dentro. Qua dentro c'è, ho detto magari c'è un Guppy così a caso. Invece no, ma va bene lo stesso. Abbiamo possibilità di aprire quelle, vediamo dopo se vale la pena. Nel frattempo continuiamo a disintegrare gente. Qua usiamo questo giusto per farci un po' di carica qui. Bisogna sopravvivere il più possibile, avere un po' di cuori, ma soprattutto cercare dei generatori di cuori rossi, mi viene da dire, e basta, perché quella è l'unica vera maniera di sopravvivenza in questa run. Ok, quel cuoricino va benissimo. Qua facciamo così. No, bisogna fare un po' di giochetto. Fuori uno. Fuori due. C'è una roccia spirituale. Muori anche tu. Questa roccia spirituale non posso farci niente, non abbiamo nient'altro da fare, quindi andiamo direttamente contro il boss. Ok, abbiamo un orbitale, non male con lui. Tanto siamo tranquilli. Ciao Starly, bentornato. Bentornato nel gruppone. Andiamo qua. Aia. Perfetto. Ritorniamo indietro. C'è questa, ma non c'ho nessuna maniera, perché non ho trovato neanche un soldo, quindi neanche il negozio. E andiamo pure al secondo piano. Agadangada. Ok, abbiamo il danno a 5. Via. No. Perché mi ha toccato i capelli però. Vabbè, riproviamoci subito, che tanto siamo ancora all'inizio. Qualcuno veda il replay di quello che è successo, perché è stato abbastanza fastidioso. Però vorrà dire che bisogna stare più attenti con i capelli di questo personaggio, a quanto pare. Ok, il negozio ci offre King Baby e una carta. Compriamo la carta, che è la forza, va bene, che ci può aiutare a sopravvivere all'inizio del prossimo piano per una stanza. Qua c'è una roccia spirituale, l'ho vista, e la apriamo pure. Ops, ho usato strength nel posto sbagliato. Ero convinto di premere un tasto e premuto l'altro. Va bene, abbiamo sprecato una carta, ma non è un problema. Andiamo pure contro il boss. Il boss è Ragman. Devo distruggere prima questi, che faccio un po' di danno. Ottimo, abbiamo fatto un po' di danno aggiuntivo, un po' di confusione per Ragman. E siamo a posto. Ci prendiamo PJ's, che mi dà un bel po' di cuori aggiuntivi da metterla sotto. E vediamo cosa ci aspetta qua. Non possiamo andare là sotto, però possiamo entrare automaticamente qua dentro. Grande super bandage, proprio quello che mi serve
Qua abbiamo avuto tanto culo a prendere Super Bandage, ma è un po' di volte che proviamo anche questa run, quindi. Se non ho visto male, prima ti ha fatto fuori il sangue lasciato per terra. Ah, forse mi ha fatto fuori il creep, è vero. Potrebbe essere quello. Perfetto, un altro cuoricino di cura. E un altro cuoricino di cura. Ottimo. Possiamo fare un giro qua dentro anche. Un tubo. Via. Tatara tatà, andiamo su. Oh, buonasera, buonasera, Neko. Negozio. Il negozio ci offre un po' un misto. Cam, distruggiamo anche questi. L'oggetto abbiamo detto che non c'è, quindi dovremmo eventualmente usare solo i negozi. Emperor ci aiuterà per un piano. Andiamo subito contro Baby Plum. Au. Ciao patto col diavolo, è stato bello. A meno che non abbiamo un bel po' di fortuna. Ok. Più uno al lowest price. Andiamo pure giù e partiamo direttamente su Emperor, che così. E in realtà no, perché parto con poca energia. Andiamo nello stanzone grande che abbiamo un po' di manovra? Sì. Ci sto. Usiamo pure questo. Qui facciamo un ponte. E poi abbiamo bisogno di un'altra bomba per recuperare mezzo cuore. Ciao Just, ti sei perso molto, ti sei perso la daily challenge, che, la daily run, che è stata bella. E adesso stiamo provando a farla Bloody Mary. Stiamo riprovando a farla Bloody Mary. Abbiamo già fallito una volta, però è sempre nello stesso episodio, perché siamo resistiti 3 minuti proprio netti. E niente bombe, quindi mi tocca continuare. Andiamo qua. State lontani. Datemi un cuore per favore. Va bene questo cuore? No. Questo è Blind Rage. No. Mi date il cuore per favore? Ho visto che c'era il sangue. Ricominciamo subito, che tanto siamo ancora molto presto nella run. Vediamo se il non c'è due senza tre come l'altra volta, che è andata male, sto giro funzionerà. E l'ho anche visto che c'aveva la macchietta di sangue sopra. Ce la fai? Perfetto. Allora, il negozio non ci offre un tubo, forse? Boh, non lo so. Hivemind. Fino a dove devi arrivare? Devo arrivare fino, come vedi dal simboletto che c'è lì a sinistra, devo arrivare fino a Satana. Qua vale la pena fare questo. Sì, la facciamo? Shoop the Whoop. Meglio Shoop the Whoop? Mi sa meglio Shoop the Whoop. Più che altro ci aiuta a combattere un po' più facilmente, mi sembra. Proviamo a vedere se il discorso è bisogna usare più Shoop the Whoop. Magari non abusarne di Shoop the Whoop, quindi usarlo
Una volta ogni due stanze, non una volta ogni stanza. Ok, quindi contro questo. Sicuramente aiutato. La stanza segreta possiamo provare a cercarla, eh. Ci vorrebbe il trinket, quello che ti porta dietro i cuori da un piano all'altro, i pick up. Però anche se non c'è va bene lo stesso. Booster pack mi dà un po' di carte. Ace of Spades, Two of Diamonds, Judgment e Hermit. Two of Diamonds te li do a te. Ok, Mind Compurse mi dà pillole che sono un range up, un I'm drowsy, un relax e un I'm excited. Ok, non malissimo, dai. Ace of Spades mi trasforma un po' di roba. Se vado di qua e uso Ace of Spades non succede niente, no? Sì. Teniamoci dell'eremita. E il negozio non ci offriva niente, quindi andiamo giù così. Avrei potuto andare nella stanza del sacrificio, ma direi che per adesso va bene lo stesso. E vediamo se senza il libro di Belial riusciamo a fare qualcosa. Ah, perché mi ha teletrasportato, ecco perché. Non capivo dove cavolo era. Cavolo fossi. Ditemi che non saltate voi, per favore. Ok. Un pelino di cura. Un arcade. Proviamo a usare questo e questo. Oh, un cuore. Qui. No. Non velocizzare per niente. Lo stopwatch e la batteria. Una bomba per due? Certo che sì. Proviamo ad andare... Non trasformare, per favore. Grazie. Un altro I'm excited? No. No! Beh, che cavolo! Riproviamo. I'm excited qua mi ha distrutto. La velocità dei nemici. Vabbè. Ci riproviamo un'altra volta, stai lontano, per favore, grazie. E vediamo di fare da questa parte blanket. Shoop the Whoop avrei dovuto usarlo in quel caso lì, ma vabbè. Vabbè. Qua usiamo questo. Perfetto, andiamo di qua. Sì, l'inizio è molto lento. Il fatto che tu non possa fare le lacrime. Cioè, è Bethany, ma non può fare le... No. Perché non può fare le cose che le girano intorno? Le fiammelle? Che brutta roba. Vabbè, andiamo giù. Vediamo come ce la caviamo contro di lui. Dai, per favore. Muori. Fermo, Così ci riabituiamo a sconfiggere questo tipo di boss. Questo è mio, questo è mio. Andiamo giù. Ok. Primo schema fatto, secondo schema, Burning Basement, ci vorrebbe Pyromaniac, ho rischiato di morire due volte di seguito, Two of Hearts assolutamente sì, avrei preferito qualcosina in più ma va bene lo stesso, una moneta così ci prendiamo un altro cuore e intanto abbiamo un pelo di sopravvivenza in questo piano, non è il massimo della vita ma
fa quel che si può. Continuiamo giù, continuiamo giù. Usiamo un po' il nostro Ball of Bandage per fare un po' di danno, se riusciamo. E vediamo di andare di qua non è un problema, andiamo avanti. Ottimo, e andiamo qua sotto. E uno, e due. Perfetto, andiamo qua, usiamo questo. C'è già il boss, quindi vabbè. Lo useremo lo stesso, dai. Useremo uno dei tanti cuori spirituali che abbiamo messo da parte. Questi sono B-shot, quindi uno e due. Una chiave, ci sarebbe il negozio, ma ci siamo stati e non abbiamo soldi. Quindi facciamo così, andiamo da Larry. Fai? Ok, ci prendiamo lo snack. Patto col diavolo ci offre. Andiamo giù. Quello non posso farci niente, quindi andiamo giù così. Avrei potuto curarmi perché così facevo più danno adesso che mi becco la legnata in testa. Allora, di là non possiamo andare. Di qua non succede un tubo. Vabbè, un po' di soldi. Qui non c'è un tubo, giusto per... no. Ok, prima uccidi questi, poi uccidi questi piano. Date un cuore. Qua non posso ottenere cuori, quindi andiamo su. Questi non sono quelli che mi attaccano perché non hanno la faccia. Ottimo, ancora niente cuori. Negozio alla Buster Box. Ancora niente cuore. Andiamo di qua. E generatemi sto cuore. Ecco. Ah! Riproviamo. 5 volte a riprovare sempre lo stesso stage, ma ce la faremo. Soprattutto iniziando in una stanza terribile. Non è facile, non è facile. Bella tostina questa challenge. Non abbiamo ancora la fortuna di trovare degli oggetti che ci possono aiutare. Soprattutto perché si inizia il piano con parecchi problemi. Se trovassimo il cuore che ci cura, Yam Heart, l'abbiamo rotta praticamente la run. Però dobbiamo trovarlo Yam Heart. E non è facile. Yeah.
Ok, allora, primo boss sono i Gurglings. Pyromaniac sarebbe tutta un'altra storia, davvero. Con Pyromaniac, col fatto che ci possiamo... No, davvero Pyromaniac rompe la run, perché possiamo curarci con le bombe. E quindi iniziamo i piani praticamente sempre al massimo della vita. Ok. Andiamo giù al secondo piano. Possiamo anche provare ad avere un patto col diavolo interessante, però per adesso bisogna arrivarci. Dodge della Madonna, però adesso morirò. Questo è quello che esplode? Quello che fa... Dovrebbe esplodere lasciandole... No, ok. Se lo esplodesse facendo i colpi a raggiera, invece no. È un HP up, ma è vuoto, però c'è un po' di roba. Ok, mi ricordavo giusto. Sgurliamo insieme. Au. Vabbè, abbiamo perso il Marrow, però intanto siamo curati. Due volte. Au. Il fatto che sia così veloce è anche un problema, per me. Non sono abituato a essere con così tanto spesso veloce così tanto. Questo è... Lo chiameremo il... come si chiama questo, che non mi ricordo mai? Norag Mega. Comunque è la versione intelligente della sua, perché non è quello che si uccide da solo. Come non detto. Questa è una stanza utilissima per il battesimo del fuoco, ad esempio. Nulla, allora andiamo su. Nulla, allora andiamo a sinistra. Si sono troppo veloce, ragazzi, eh. Sto capendo che effettivamente sto prendendo un sacco di danno perché sono troppo veloce nei movimenti. Pyromaniac, che tra l'altro non credo neanche sia possibile prendere in questo gioco. E cosa sto dicendo? In questa challenge qua, perché non ci sono le stanze dorate. Comunque, andiamo contro il boss. Il boss ci offre... È di nuovo lui. È la versione intelligente, quindi è ritornato. Vediamo se succede anche oggi. Quasi. Facciamo? Ok. Allora, HP up. Oroboro? No, no, Rigworm no, perché abbiamo Child's Heart che è un po' meglio. Potremmo prendere... Prendiamo Sulfur. Vediamo se ci porta fortuna Sulfur. Andiamo giù e vediamo se Sulfur ci porta fortuna. Aia. Allora, legnata in testa. Partiamo da di qua. Qua in teoria non serve sulfur. Lì c'è una roccia spirituale. Ok, va bene. Nose Goblin. Ma teniamo questo perché ci dà una mano a sopravvivere. Perché dovrebbero spawnare più cuori rossi. Qua non credo sia un problema. Niente cuori, sì, c'è un cuore in saldo, quindi per favore datemi un paio di monetine.
No. Ok. Ok. Binky va bene. Andiamo direttamente contro il boss? Ok, Hollow. Per fortuna è facilissimo. Ok, grazie per la cura, perfetto. Caffeine pill va bene. Amnesia va bene. Non sappiamo dove cavolo andare, ma almeno possiamo tornare indietro adesso a finire l'esplorazione del livello. Qui c'era una cura. Se abbiamo un tears up, niente male, eh. Dobbiamo trovare... Sto pensando cosa mi serve effettivamente fare il giro adesso. Accumulare solo risorse per poter comprare roba, ma... In realtà non mi serve. No, andiamo via. Eps! No! Mi ha teletrasportato lui! Dove cavolo sono? Ok, datemi il brimstone per favore. Ok, dovrei essere tornato. Sì, sono tornato dov'ero. Teletrasporto inutile. Andiamo via da qua. Andiamo via da qua, per favore. Adesso che ho solo mezzo cuore, sopravvivo a questa cosa? Così la impariamo. Non è neanche attivo, ok. Semplicemente non si attiva. Buono. Lì non posso andare. E qui posso andare nel momento in cui ho una bomba. Spesso sì, esatto, se mi spawnano nella stanza di sacrificio è un bel problema. Intanto grazie per il follow a Aloe Falsa al posto di Aloe Vera, bellissimo nick. In su? Boom. 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 Niente bombe? Ok. Datemi una bomba. No, una bomba voglio. No. Una bomba. Una bomba o l'abilità di volo. Scegli te. Ok, teniamo a distanza. Boom. Ok, una cura. Molto bene. Io continuo a usare sulfur per sopravvivenza proprio. Au. Prendo danno lo stesso perché sono pirla. Un altro mezzo cuoricino. Andiamo di qua. Ok, qua non serve. Si spera che non debba servire. Ok, ottimo. Andiamo di qua. Mori. Bellissimo quello, questo qua sopra come colorato. Eccola la bomba. Allora, finiamo indietro a recuperare l'energia che era qua. Niam. Ottimo. Possiamo affrontare il boss. Il boss è Gurdy. Ok.
Perfetto. Molto efficiente come sta andando. Ottimo. Va benissimo anche breakfast e andiamo giù un altro piano. Ok, siamo andati abbastanza avanti, siamo al quinto, dai, ce la possiamo fare. Corso the maze, altra randellata in testa. C'è stata una lacrima che mi è venuta a tanto così. Quanto vi odio voi. Ok. E datemi sto cuore, cavolo. Blessed Penny, no. Possiamo andare direttamente contro il boss, però senza le cariche anche no. Maledetti. Non posso arrivarci. Non posso arrivarci se non volo. Ambarabacci cicco con. Andiamo giù? Andiamo giù. Chiavi sono. Le cose sono impossibili da trovare. Quanti siete? Non chiudiamoci nell'angolo possibilmente. Ottimo. Un cuore nero che però non serve a niente nel nostro caso. Più o meno. Bene, bombe potrebbe darci la possibilità di entrare in una stanza segreta che potrebbe essere qui a destra. Yes. Judgment. Judge. Va bene, un judgment a soldi, dammi una HP up. Please. Ok, se chiedo bene. Crooked Penny? Perché l'ho fatto? Perché? Perché? Adesso torniamo indietro a riprendercelo, Un cuore, mezzo cuore. Il negozio ci offre caos, che potrebbe incasinare la run, ma renderla anche molto bella. Ma dobbiamo avere i soldi per farlo e in questo momento non ce li abbiamo. Allora, tanto torniamo indietro un attimo. Muori, 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 muori. Abbiamo 4 bombe, Che non è male, ma intanto... Gestiamocela senza, possibilmente. Allora, dobbiamo tornare indietro, riprendere il nostro oggetto che era qua, Sulfur. Crooked Pen è stato bello avere, anzi, no. Intanto non abbiamo... dovremmo andare ad affrontare il boss. Mi fido ad andare con così poca energia. Ah, abbiamo una bomba, quindi adesso... No, non posso recuperare quella cosa là. Andiamo dal boss. C'è la stanza segreta? Ah giusto, si è aperta, ok. Non l'avevo visitata. Mini mash. E Elf up, perfetto. E non visitiamo altro, andiamo direttamente contro il boss. Tanto ci teletrasportano da soli. Sti maledetti. No, aspettiamo un attimo di ricaricare almeno Sulfur, così evitiamo di sprecare le...
i cuori spirituali. Potremmo andare. Che cazzo. Esplodi, 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 esplodi. Ok, non so come, ma non ho preso danno. Un minuscolo spazio vitale. Potevo usare una bomba, ma... smettila di generare roba, maledetto! Basta! Ecco. Detto questo, si è quasi ucciso da solo. Potevo prendere quella roba. Vabbè. Non ho abbastanza bombe per passare là. Mamma mia. Non ho abbastanza bombe per arrivare là. Nel negozio c'era qualcosa? Che abbiamo 7 monete. Crooked Penny potrebbe darci una mano, ma anche no. C'è un cuore spirituale, c'è una carta, che è la carta della giustizia, che c'ha un cuore la carta della giustizia almeno. Ok, andiamo dal boss. Non credo di aver cambiato di nulla la mia situazione, ma almeno adesso non dovremmo essere teletrasportati, vero? Sì. Maschera nera. Per fortuna è facile. Ottimo. Ci prendiamo un altro Tears Up e andiamo giù. Siamo al piano di mamma. Non è ancora finita, eh. Allora, la... ok, 0,65 il danno. Qua dentro c'è roba interessante, forse. Ok, ci sono dei cuori di cura, intanto, che è molto buona questa cosa, è ben accetta. State lontano, per favore. Guarda che energia avete. Riusciamo a colpirlo? Ok. Un'altra cura, finalmente. Lì ci sono due cas... porca. Devo stare attento a questi che mi caricano, è vero. Qua ci sono due casse che possono contenere dei cuori, quindi facciamolo pure. Addirittura un cuore... un cuore rotten, quindi ancora meglio. Sì, vale la pena venire qua a fare così. No. No, questo è Mom's Pearl, che se non sbaglio potrebbe essere utile. Mom's Pearl non ci dà dei cuori aggiuntivi, qualcosa del genere? Se c'è qualcuno che lo sa, per favore me lo scriva in chat. Se non mi ricordo male, c'entra col fatto di darci dell'energia a inizio piano o qualcosa del genere, può essere. Perfetto. Abbiamo la carica piena. Grazie al secondary chance of non specific drop turning into a soul, quindi non va bene. Quindi teniamo Child's Heart. Perché praticamente mi può trasformare i cuori
rossi in cuori spirituali, invece voglio più cuori rossi, io non ho più cuori spirituali. Qua abbiamo detto no, perché non posso arrivare lì, perché non volo. Vediamo il negozio se ci offre qualcosa, dobbiamo trovarlo. Ok, tanto energia ne abbiamo a bizzeffe ormai. Questi esplodono, attenzione. Ottimo. Andiamo su di qua, da questa parte. Andiamo su ancora. Ci sono quelli che saltano. Sì, facciamolo, dai. Detti. Ok. Ottimo. Un po' meno controllo, non so se è dovuto alla velocità o al fatto che il mio controller non sta funzionando proprio al meglio. Questi sparano decisamente di più in Repentance. Ma che cavolo. Andiamo su, andiamo su. Ok, andiamo. Sì, mi sa che ho un problema col controller, perché non riesco più a curvare tanto bene. Sperando che non siano le mie dita. Ok, forse erano le mie dita. Mi sono messo in una posizione un po' più comoda. Perfetto. Maledetta dritta. Ovviamente all'ultimo negozio, no? Se deve spawnare, deve spawnare all'ultimo negozio, se no non siamo contenti. No, guardate, vedete che faccio un po'... faccio un po'... Se faccio così è bello veloce, se faccio così è un po' più lento, vedete? In alto a sinistra faccio un po' più lento, arrivo un po' più lentamente, vabbè. Sperando che non cambi molto, dai. Creep ovunque. Tra l'altro avete visto che stavo andando verso l'alto. In... Ah, sono loro che mi attirano però, ok. Boss. Ciao mamma. Ah. Che non mi sono mosso. Due volte? Fa un sulfur due volte. Cattiveria. Boom. Ok, fin qua ci siamo arrivati. Sì, mi sa che ha un po' un problema. Dovrei pulirlo un pochino, mi sa. A meno che non sia un discorso di velocità, ma non credo. Ok, allora, siamo a Sacred Scarred Wound. Abbiamo il danno a 7. Se li becchiamo da lontano. Qua bisogna stare attenti a questi che spawnano. Creep che potrebbe uccidermi. Madonna. Facciamo così,
Ho camminato sul creep. Vabbè, niente. Niente. Purtroppo questa run è ancora abbastanza difficile per noi. Quindi ci vediamo al prossimo episodio. Io sono Ace Brave ancora. Grazie della visione. Namaste. Be brave.